Ministro direttore Bacialli dopo le minacce di querela da parte di quei medici di famiglia che continuano a rifiutare di praticare i tamponi ai loro pazienti. Cresce la pressione negli ospedali del Veneto, ma dice il governatore Zaia la situazione è ancora sotto controllo e fa sperare di restare in area gialla. Tra dicembre e gennaio dovrebbero essere disponibili le prime dosi dei vaccini anti-Covid. Sul fronte del vaccino anti-influenzale la regione è impegnata a soddisfare richieste che si sono rivelate superiori alle previsioni. A Scorsese è messo in campo il punto in cui i medici di base effettuano i tamponi in modalità drive-in. Aggredito da quattro persone per aver chiesto di mettere la mascherina, il suo racconto fra rabbia e sconcerto non finisce qui, dice, li ho filmati. Si trova nella lista del Covid Hotel, ma non era stato informato, il racconto dell'albergatore jesolano Rizzante, che però dichiara la mia disponibilità c'è. Il patriarca di Venezia si sofferma sul significato della festa della salute in tempo Covid. Il momento più toccante che Antenna 3 trasmetterà in diretta sarà la benedizione e l'affidamento alla Madonna. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli di oggi, ma in primo piano il bollettino regionale. In rialzo anche oggi nella giornata con 3.866 nuovi casi positivi in tutto il Veneto, quindi ai 2.418 di stamattina si aggiungono altri 1.448 delle ultime 12 ore. Per quanto riguarda Venezia, i casi nelle ultime 24 ore sono 528, 234, cui vanno ad aggiungersi 294 di questa mattina, 10 purtroppo i decessi. E sul tema dei tamponi che i medici di base dovrebbero effettuare, ecco l'editoriale del nostro direttore Luigi Bacialli. Buonasera, siamo sepolti da diffide, richieste di rettifica, minacce di querela da parte degli studi legali dei medici di base, che non accettano le critiche. Qui siamo ormai alla lesa maestà. Noi da giorni ci limitiamo a dire che tutti i medici di base, non soltanto i 650 che hanno fatto sto lavoro gratuitamente da anni, debbano fare i tamponi, tutti, nessuno escluso. E questo ai medici di base del Veneto non garba. Pensate che ce n'erano 650 che da anni gratuitamente fanno i tamponi e una buona parte degli altri 3.000 continua invece a puntare i piedi, nonostante un accordo che ha portato loro 18 euro a tampone più 6 per l'infermiera, più le dotazioni di sicurezza, nonostante tutte le garanzie. Loro non vogliono essere paragonati agli USCA, cioè i dottori giovani, che sono quelli delle unità speciali di continuità assistenziale, nonostante una sentenza del TAR che abbia respinto il ricorso dei medici per non essere paragonati agli USCA, e sono giovani dottori che vanno nelle case dei malati di Covid. Quindi non capiamo perché tutta questa ostinazione e tutta questa rabbia. Noi siamo sempre dalla parte dei cittadini e delle famiglie. Guadagnano questi medici di famiglia più dei medici ospedalieri. I medici ospedalieri in questa fase Covid stanno facendo dei turni massacranti, stanno rischiando la vita, hanno perso la vita in molti casi, così come tanti medici di famiglia che prestano la loro opera, che rischiano, che sono in pericolo, ma che non devono rinunciare al giuramento di Ippocrate, cioè quello che loro hanno tenuto solennemente all'inizio della loro carriera e che li impegna ad assistere i malati sempre e comunque. Quindi noi non ci facciamo intimidire da queste minacce di querela, qualora poi la diffamazione esistesse, perché non abbiamo diffamato nessuno e non vogliamo attaccare nessuno, e invitiamo tutti a seguire quello che ci sembra il migliore invito espresso dal presidente Zaia recentemente, proprio nei confronti dei medici di base che non vogliono fare appieno il loro dovere. Questo. Ma c'ha i tamponi, va a fare i tamponi. Cresce la pressione negli ospedali del Veneto, ma la situazione, dice il governatore Zaia, è sotto controllo e ci fa sperare di restare in area gialla. Domani la decisione. Si riaccende intanto la polemica sull'affidabilità dei test rapidi.
Quello che più ci preoccupa è quello che è l'area non critica, cioè i ricoverati che non sono in terapia intensiva. Avete visto che sono più di 2200, 2242 per la fattispecie, e rappresenta la vera pressione ospedaliera. Con 300 persone in terapia intensiva, oltre 2200 in area non critica, 8000 pazienti non Covid, la situazione negli ospedali veneti è molto difficile, ma comunque sotto controllo, cosa che, afferma il presidente Zaia, consente al Veneto di sperare di rimanere in area gialla. La decisione è attesa per domani sera, mentre l'ordinanza regionale scade domenica. Se dovessero mettersi in altre aree, no, perché comunque le assorbe. Però noi speriamo proprio di non andarci in altre aree. Circa l'avvio della stagione invernale sulla montagna veneta e le prossime festività natalizie, che comunque saranno sicuramente senza assembramenti, Zaia non si sbilancia. Noi tifiamo perché venga la neve, ne venga tanta e si possa tornare alla normalità. Da qui alla normalità c'è di mezzo il buonsenso, nel senso vedremo di capire giorno dopo giorno quale sarà l'evoluzione. Non vorrei che qualcuno pensasse che adesso possiamo far festa perché si sta scendendo. Abbiamo ancora 2500 persone ricoverate e anche oggi abbiamo più 50, più 40, quant'è? Finché c'è più lì, vuol dire che non stiamo scendendo. Nel frattempo si riapre il fronte sull'attendibilità dei tamponi rapidi con il Comitato Tecnico Scientifico del Veneto, che chiede non vengano utilizzati sul personale sanitario. Zaia pone quindi la questione a livello nazionale. Questo è un elemento diagnostico certificato da tutto il mondo. Se viene messo in discussione, deve essere messo in discussione per tutti, e non solo per alcuni. E non solo, alcuni intendo regioni, cioè. E quindi noi lo rimbalziamo a livello nazionale. Tra dicembre e gennaio dovrebbero essere disponibili in Veneto le prime dosi di vaccino anti-Covid. La priorità sarà per il personale sanitario sul fronte del vaccino anti-influenzale. Intanto la regione è impegnata a soddisfare richieste che si sono rivelate superiori alle previsioni. Il governo italiano e quindi la regione Veneto si iniziano ad attrezzare per l'arrivo e la distribuzione dei vaccini anticoronavirus. Le prime dosi dovrebbero essere disponibili tra dicembre e gennaio. Il Ministero della Salute ha chiesto al Veneto una rilevazione circa la possibilità di stoccare i vaccini sia sotto i 60-80 gradi, sia in frigoriferi da 2 a 8 gradi. La Protezione Civile Nazionale ha invece chiesto i numeri del personale sanitario regionale, categoria che verrà vaccinata con priorità, probabilmente col vaccino della Pfizer. Questa è una rilevazione che è partita per tutte le regioni. Noi stiamo raccogliendo i dati e quindi forniremo sia al Ministero che alla Protezione Civile naturalmente questi dati. Questo significa che la macchina organizzativa è partita e pertanto, insomma, via via che avremo informazioni, noi avremo la possibilità di organizzarci. Altra questione riguarda il vaccino antinfluenzale, la cui richiesta nell'anno del Covid si è rivelata superiore alle previsioni. L'anno scorso il Veneto aveva acquistato 800.000 dosi, quest'anno sono state aumentate a 1.320.000, già quasi tutte consegnate, più un'opzione già esercitata su di un ulteriore 20%, che però deve ancora arrivare. Secondo le aziende sanitarie interpellate dalla Regione, per colmare le richieste servono al momento altre 50.000 dosi. Il Ministero della Salute ha detto a tutte le regioni di avere a disposizione del vaccino antinfluenzale proprio per l'utilizzo in età pediatrica, dai 6 mesi ai 18 anni. Noi ne abbiamo richiesto 50.000 dosi. Per quanto riguarda invece il vaccino quadrivalente, che è quello che si utilizza per tutti i soggetti anche di età superiore, abbiamo chiesto all'azienda 80.000 dosi. Fatto salvo che tutti, se lo desiderano, devono potersi vaccinare, il Ministero individua fasce d'età e di categoria a rischio cui deve essere riservata priorità e vaccinazione gratuita. Quest'anno, peraltro, una circolare ministeriale ha abbassato da 65 a 60 anni la fascia d'età in cui il vaccino antinfluenzale è fortemente consigliato. Abbiamo congelate 30.000 dosi da dare ai farmacisti e li daremo ai primi di dicembre, perché con loro abbiamo concordato che speriamo di potergliene dare anche di più se il Ministero ce li dovesse dare. Quindi questa, al momento le farmacie non ne hanno a disposizione perché non ce n'è sul mercato. Ed ora andiamo a Scorzè, dove è stato allestito un punto in cui i medici di base effettuano i tamponi in modalità drive-in. Ho di pazienza un attimo.
Medici al lavoro in piazzale donatori di sangue a Scorzè, dove il comune ha allestito un punto in cui effettuare i tamponi in modalità drive-in. Una bella notizia per tutti e tre, siete tutti e tre negativi. Stamattinata è andata bene, abbiamo avuto 8-9 pazienti che sono venuti qui su prenotazione, che ci avevano chiesto l'appuntamento, abbiamo fatto il tampone rapido. C'è una categoria che noi seguiamo che sono i contatti stretti di pazienti positivi. Inoltre facciamo anche il tampone di fine isolamento per coloro che hanno bisogno di essere sdoganati. Dopo l'esecuzione del tampone non resta che attendere l'esito, che arriva in pochi minuti. Allora, qui bisogna tirare 4-5 volte. Ok. Poi si toglie, si aspettare. Ok. Poi si butta. Si mette questo. I tamponi vengono eseguiti quotidianamente e in sicurezza. Abbiamo i dispositivi di sicurezza che ci vengono forniti dal nostro distretto e da questo punto di vista non c'è nessun problema. È vero che siamo un po' come in una tempesta, in un mare in tempesta, e questa è l'emozione che proviamo, cerchiamo di essere tranquilli, di guidare la nave, tenere la barra dritta e anche di tranquillizzare i nostri pazienti che sono spesso spaventati, preoccupati e sperando che e siamo sicuri che questa tempesta finirà presto. Si trova nella lista dei Covid hotel, ma non era stato informato. Il racconto dell'albergatore jesolano Rizzante, che però dichiara: la mia disponibilità c'è. Nella lista dei possibili Covid hotel in Veneto, due sono situati a Jesolo, il Lucciola e il Progresso, entrambi di proprietà di Matteo Rizzante, che però sostiene di non essere stato contattato direttamente. L'abbiamo preso dai media, aspetto la mail con ansia di conferma e da quel punto sarò ufficialmente a disposizione. In realtà Rizzante aveva dato la sua disponibilità tempo fa, sia per ospitare persone positive al virus che personale sanitario, senza però ricevere risposta nel frattempo. La disponibilità ad ospitare positivi è stata data già questa fine stagione, verso ottobre, ed eravamo in attesa di una risposta. Nel momento in cui anche l'ospedale ha richiesto a noi, come noi siamo anche, abbiamo una piccola onlus che si è occupata di ospitare operatori sanitari nel periodo di aprile-maggio, abbiamo offerto nuovamente questa possibilità e quindi abbiamo dato un'apertura all'ASL che necessitava di un aiuto ad ospitare degli operatori sanitari presso le nostre strutture. Quindi Rizzante sarebbe pronto, ma deve essere opportunamente informato. In questo momento a Residence ho degli ospiti, a Lucciola ho degli ospiti, devo sapere come devo comportarmi, quindi se la struttura deve essere libera mi comporterò di conseguenza, ma voglio dire, sono tutte cose che sono risolvibilissime, ma devo avere delle procedure, devo ricevere delle procedure chiare sulle quali poi basare tutta l'operatività. Le strutture sono state pulite e sanificate a prescindere, perché comunque chi entra o chi soggiorna presso una delle nostre strutture ha diritto di essere e di soggiornare in una struttura sanificata, questo è logico, sono a disposizione in questo momento per essere occupati da chi la regione mi dirà. Per quanto riguarda il personale sanitario, il titolare mette a disposizione altre sue strutture alberghiere, grazie alla Onlus che ha creato. Il fondo non è illimitato, è una piccola onlus, abbiamo ancora delle riserve e queste sono destinate, ho già dato conferma al direttore Bramezza, che sono destinate ai loro operatori. Siamo alla cronaca, aggredito da 4 persone per aver chiesto di mettere la mascherina, e il suo racconto fa rabbia e sconcerto, non finisce qui, dice, li ho filmati. Quando mi minacciavate vicino mi annegate, adesso vi porto in acqua. Proprio esattamente in quel momento io ho capito che vi salvavo,
perché vi stavate portando nel mio ambiente, nel mio mare, che conosco fin da piccolo, dove mi portava mio padre. Quindi in quel momento io ho capito che mi salvavo. La voce si incrina quando pensa a quei terribili momenti. Un'aggressione ci racconta violentissima e ingiustificata. Tutto è accaduto a Punta Sabbioni, a Cavallino Tre Porti. Il quarantenne di Preganziol incroci quattro aggressori senza mascherina, chiede di indossarla e scatta il pestaggio. Ero rivolto con la faccia alla mia sinistra perché ritenevo loro i più pericolosi. Mi arriva il primo colpo, il primo pugno alla gola. È stato orribile perché ricordo ancora lo scricchiolio del collo che si piega, la sua mano che resta incastrata e stringe, non mi lascia perché cadendo all'indietro di inerzia dal colpo mi stringe la gola. Ed è stato tremendo. Sono momenti drammatici. Dopo il primo colpo, ci racconta, ne seguono altri. L'uomo viene soccorso da un operatore del 118 lì di passaggio ed è, grazie a lui, ci dice, che si è salvato. Ma poi prende il cellulare e filma i quattro aggressori. Ai nostri microfoni si rivolge ad uno di loro in particolare. Non ti preoccupare, già le forze dell'ordine hanno in mano il filmato, siete stati, vi conoscono e quindi... Ti stai rivolgendo a loro in questo momento? Assolutamente, perché è una cosa vergognosa, non lascio perdere, perché è giusto così, mi sento in dovere di farlo. Il quarantenne ha presentato la denuncia ai carabinieri di Mogliano, i quattro sono stati identificati dai vigili urbani accorsi sul posto. Cose come queste, spiega il sindaco di Cavallino Tre Porti, Roberta Anesto, non dovrebbero mai accadere. Le indagini ora faranno il loro corso. Ed ora siamo alla pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Il patriarca di Venezia, in una lunga intervista esclusiva concessa sulle nostre reti, si sofferma sul significato della festa della Madonna della Salute quest'anno al tempo del Covid, al momento più toccante della celebrazione che Antenna 3 trasmetterà sabato in diretta sarà la benedizione e l'affidamento alla Madonna del Sagrato della Basilica. Termine della celebrazione andremo sul sagrato di fronte all'icona della Madonna della Salute e ci sarà la benedizione della città, ma prima l'affidamento e la preghiera mariana dell'Angelus. Sarà un momento molto importante, io spero anche toccante, perché riusciremo ad arrivare in tutto il patriarcato, dato che la gente non ha potuto confluire nella basilica a Punta della Dogana, attraverso il suono delle campane. In una lunga intervista esclusiva concessa alle nostre emittenti, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraia, rivela quello che sarà forse il momento più toccante della ormai vicina festa della Madonna della Salute, sabato 21 novembre a Venezia. Sarà una festa inusuale che ci riporterà proprio alle origini della festa della Madonna della Salute, perché viviamo una situazione distante nel tempo, quattro secoli, ma nello stesso tempo molto vicino come realtà che il popolo veneziano torna a vivere. Quindi una ritornare alle origini, alle radici. Il pontificale, presieduto dal patriarca, sarà trasmesso in diretta da Antenna 3 a partire dalle ore 11. La giornata in genere molto affollata di pellegrinaggio da tutto il Veneto, possiamo dire, dovrà essere ritmata secondo le contingenze che la legge ci chiede e noi vogliamo temperare in modo convinto. Allora non ci sarà la messa ogni ora come era abitudine, ma ci saranno solo tre messe nella intera giornata. Il Veneto è in recessione, sentiamo il report della Banca d'Italia. È una recessione con cause di tipo sanitario che colpisce profondamente soprattutto i settori legati alla mobilità e alle occasioni di incontro delle persone. Il Veneto è in recessione. La pandemia da Covid-19 e le decisioni assunte per contenerla sono state di portata eccezionale, determinando la situazione più grave, economicamente parlando, della storia italiana contemporanea in tempo di pace.
Una situazione economica che per quello che riguarda il Veneto è stata analizzata nel corso dell'aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia da Venezia, questa volta inevitabilmente in videoconferenza. Stimiamo che nei primi due trimestri il prodotto in regione sia diminuito del 5,8 e del 17,2% rispetto ai corrispondenti trimestri dello scorso anno. Quindi nel complesso del primo semestre il calo si sarebbe attestato all'11,5%. In Veneto le cose non sono andate peggio rispetto al resto d'Italia, come si prefigurava a giugno, quando si prevedeva una caduta superiore, vista una maggiore presenza in regione di settori colpiti nel lockdown ed una maggiore specializzazione nel comparto turistico, soprattutto a vocazione internazionale. A cavallo tra maggio e giugno comunque la svolta. C'è stato un recupero che, come vedremo, è stato diffuso a tutti i comparti dell'economia, in particolare a quello manifatturiero, ma nonostante questo recupero però riteniamo che i livelli di attività in regione siano comunque rimasti a settembre ancora ampiamente inferiori a quelli che c'erano all'inizio anno. Gli operai comunali di San Donà di Piave, con una cornice di sicurezza fornita dalla polizia locale, hanno abbattuto una serie di tettoie ai confini con gli immobili dell'ex cantina sociale. Sotto si erano insediati tre cittadini nigeriani noti alle forze dell'ordine, già denunciati nel corso del blitz di Ferragosto, quando con un provvedimento lampo decise l'abbattimento di due grandi fabbricati dell'ex azienda Azir occupati abusivamente. Ringrazio per la segnalazione la rete del controllo del vicinato, che prontamente ha portato la polizia locale ad intervenire, ha dichiarato l'assessore Walter Codognotto. Rimane sempre alta l'attenzione della nostra polizia locale nei confronti degli sbandati che tentano senza successo di creare bivacchi in aree isolate della città. E questa per noi era la nostra ultima notizia. Vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Bentrovati al meteo. Correnti più umide, foriere di piogge interesseranno l'Italia. Il nostro territorio sarà coinvolto soltanto in parte. Vediamo insieme lo scenario di venerdì 20 novembre. Sul Veneto il tempo sarà instabile, lo vediamo dalla grafica. Al mattino sarà infatti possibile qualche rovescio in pianura. Dal pomeriggio però la situazione sarà destinata a migliorare, con fenomeni in esaurimento e un cielo decisamente più soleggiato. Temperature senza particolari variazioni, minime tra 1 e 5 gradi, massime invece tra gli 11 e i 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, avremo molte nubi inizialmente, anche con occasionali precipitazioni sparse, più sole invece durante le ore pomeridiane. Temperature minime fino a 5 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche in questo caso in mattinata cielo nuvoloso con isolati piovaschi, poi ampio soleggiamento. Temperature minime di poco sopra lo zero, massime fino ai 10 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.